Penso che i 3 punti siano meritati perché ho visto una squadra lottare dal primo minuto su un campo difficile contro una squadra, a mio avviso, una delle più forti del campionato. Quindi, al di là del gol e della prestazione personale, penso che il gruppo abbia fatto una partita perfetta. Ci sono andato vicino al primo tempo, però potevo fare sicuramente di meglio, però l'importante è che poi nel secondo tempo ho trovato questo gol che ha permesso 3 punti importanti. È vicino, ce lo spieghi un po' meglio questo gol, perché abbiamo fatto fatica, ma detto dalla sala stampa, è stato un fulmine, una palla. Abbiamo provato in settimana, loro soffrivano sta palla sul primo palo, quindi l'abbiamo provato tutta la settimana. E quindi niente, sono stato anche fortunato ad impattarla e per fortuna è andata bene. Gigi, queste prime 3 gare di Serie B stanno dimostrando che l'Avellino ha acquisito un carattere veramente incredibile. Se fosse per il carattere sarebbe ancora più meritatamente prima in classifica, perché il cuore, grinta, abnegazione, gioco di squadra, soprattutto unità incredibile, squadra corta, compatta, e in cui ci ha messo moltissimo Massimo Restrepo e ragazzi che non si arrendono mai. La prova ne sia, la prova personale è veramente commovente, è incredibile. Fino all'ultimo, insomma, non ti sei risparmiato e meno male che non eri atteso al massimo del lavoro. Sì, ma noi, ripeto, se non facciamo queste cose difficilmente portiamo a termine i risultati. Ci deve essere sacrificio e niente, ce lo portiamo un po' dall'anno scorso, questa mentalità di una squadra tra virgolette operaia, perché anche oggi qualitativamente loro hanno dei giocatori importanti per questa categoria e noi se non raddoppiamo le forze andiamo in difficoltà, quindi oggi ho visto grande spirito di sacrificio e veramente questa squadra ha meritato i 3 punti. Senti, per grandi qualità che ha, non c'è rammarico in te, non è mai troppo tardi, però non c'è rammarico in te che potevi avere un'altra candidatura? Ma questo non lo so, io ho sempre dato il massimo, magari sicuramente potevo fare di più, però non si sa mai nel calcio. Ci sono arrivato in B con questa maglia e spero di rimanerci, poi vedremo. Senti, terza giornata, prima in classifica, non bisogna montarsi la testa. No, assolutamente. L'Avellino questi punti negli ultimi anni di Serie B non l'avevo mai fatti. No, ma noi assolutamente non dobbiamo guardare la classifica perché mancano ancora 39 partite, il campionato è lungo e dobbiamo pensare sempre allo stesso obiettivo, quello della salvezza. E quella è l'unica cosa che dobbiamo pensare settimana per settimana. Se pensiamo e guardiamo la classifica facciamo un errore grosso. Dedica, beh, sempre la stessa persona che mia figlia, sempre per lei. C'è già di là del Bulla, ormai non è più una sorpresa per il tuo, è un attaccamento davvero che sta diventando viscerale di questa maglia, di questa piazza, di questa tifoseria. È stato emblematico quel gesto nel primo minuto di recupero, hai chiesto l'aiuto e il sostegno da parte del tuo. Sì, ho chiesto aiuto perché ero stremato. Però anche l'ho chiesto perché i tifosi veramente possono fare la differenza, l'hanno fatto anche oggi dimostrandosi il 12° uomo in campo, quindi è dura per le squadre avversarie venire a giocare in un campo del genere. Scusa, ci chiarisci un po' la munizione dopo il gol? Vabbè, sì, ho alzato. No, però anche se uno la alza c'è la munizione, quindi. Un po' restrittiva, però. Giusto, vabbè. Che in Serie A abbiamo visto di. Vabbè, però ci sta. Gigi, nel calcio moderno si sa che praticamente i calci da fermo possono essere essenziali, importantissimi e determinanti per vincere una gara. L'Avellino sia Latina, dove addirittura aveva segnato 2 gol su calcio d'angolo, adesso anche in calcio d'angolo praticamente. Può essere un'arma davvero a vostra disposizione? Ma lo sappiamo che sui calci piazzati si risolvono tantissime partite e quindi l'abbiamo provato in settimana, tantissime soluzioni, quindi è arrivato un altro gol sul calcio piazzato. Sappiamo che le partite si possono sbloccare soprattutto su questi episodi. Senti,